La quarta tappa del campionato italiano Quad Country è stata ospitata a Palagano, uno splendido paesino a 60 km da Modena, immerso nella natura. Ai piedi della chiesa del paese, i quad hanno gareggiato per 2 ore consecutive, accumulando punti nella gara di durata con titolo italiano. Il percorso fettucciato allestito per l'occasione, con una lunghezza di 3 km, prendeva il via in un largo prato alle porte del paese, in un terreno dai vertiginosi sali scendi e forti contropendenze. Dopo una scorpacciata di curve sul pratone, il tracciato passava al confine di un vigneto, in un stretto sentiero in discesa, per poi sparire nel sottobosco. Seguiva una mulattiera in salita ed il tracciato terminava con un breve tratto asfaltato spezzato da 2 chicane per diminuire la velocità di percorrenza. Un percorso ai tratti enduristici, quindi, con alcuni punti molto tecnici che inizialmente hanno insospettito i piloti, ma in gara hanno assicurato divertimento e un alto livello competitivo per il campionato. Questa specialità Quad Country nasce dalle radici del Hard Race, trofeo Hard Race dello scorso anno, è diventato campionato italiano grazie comunque al comitato Quad e siamo alla quarta tappa, praticamente sono una tipologia di gara di durata, la gara dura 2 ore consecutive. I piloti si devono gestire praticamente sia la moto che il fisico per poter portare al termine la manifestazione. I circuiti sono minimo sui 3 km, massimo 5 km. Questo in particolare qui a Palagano era 3 km, dove c'erano un percorso molto tecnico. Questa tipologia di gara è molto massacrante, però dà molta soddisfazione per tutti. Abbiamo comunque i piloti che arrivano e hanno diverse età, dai 12 anni di Maurizio per esempio a Gribaudo oppure Giammetta Vito con della classe 53 per intenderci, quindi raccogliamo una buona cerchia di piloti. Qui arrivano e si divertono per 2 ore, stanno su quad 2 ore. Parliamo della novità 2011, il campionato italiano Quad Country. Il Quad Country è in effetti la novità del 2011, è una manifestazione che già facevamo con un nome che si chiamava Hard Race e l'abbiamo modificata, l'abbiamo un momentino ritoccata perché avevamo paura che la parola che aveva nel 2010 facesse paura ai quaddisti. Per noi la riteniamo una palestra importante, una gara da fare, una gara importante essendo una gara di durata e di durata qualsiasi quaddista dal mondo del cross, dal mondo delle baie può venire qua e fare una palestra di quad. Sono molto soddisfatto di questa edizione, a parte la scenografia che era stupenda, il posto era meraviglioso, ma ho visto campioni del cross cimentarsi qua dentro solo anche per fare appunto 2 ore di durata. Questo ci permette anche di inserire quel mondo di quad che abbiamo eliminato dal mondo del cross, cioè gli automatici. Gli automatici è un quad appunto un po' più pesante, un po' meno performante nelle piste, nei crossodromi, e in questa manifestazione sia qui che nelle baie possono esprimersi al massimo. Credo che questa sia una soluzione vincente.